RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Questo programma vi è presentato da... Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuti o bentornati. Intanto diamo l'accesso a Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, benvenuta. Tanto c'è anche Enrico. Ciao a tutti, ciao zio. Allora siamo pronti per andare con lo stacchetto live. E eccoci qua. Il nostro nuovo studio? Ecco, come no? È fantastico. Meglio del mio. Allora, siamo pronti. Mi sentite bene, no? Perché se qua così è sempre un rivelotto. Mi sentite bene. Ma fantastico. Sì? Ma guardate, ma preparatevi alla sorpresa, Nicola Menegacci da New York, ci siamo. Ciao Nicola, ciao. Allora, arrivati a tutti. Eccoci qua. Ciao Enrico, ciao Gianluigi. Allora, siamo pronti al live, andiamo live e lanciamo la nostra sigletta, il nostro stacchetto. Pronti? Via. Eccoci, ciao a tutti. Un mondo di musica. Un mondo di musica. Radio Vacanze, protagonisti del tuo tempo libero. Ed eccoci qua, tornati tutti quanti insieme. Vi è piaciuto lo stacchetto? Questo è merito di Enrico, eh? Sempre la grande regia. Allora, devo dirvi... Una grande bomba, zio. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti dalla... Certo che oggi abbiamo fatto Villaggio Prenestino, Tiburtino, Milano, New York. E Sandro Giacobbe invece ti ringrazia dei saluti, mi ha scritto, ha detto che era con Paolo Brosio e gli è sfuggito il telefono. Vabbè, lo perdoniamo, tanto Paolo Brosio fa i miracoli, perciò... Oddio, mica lui. Vabbè, lui è così, dai. Adesso prendiamoci a sera. Allora, stasera, e credo che questa cosa potrebbe essere carina anche per Nicola, per il nostro progetto Verazzano Torna a Casa. Sì, perché ci sono dei punti della Sardegna che molti non conoscono, no? E Maria Grazia cominciava da Carbonia, no? Giusto? Ci siamo divisi i compiti, come sempre. La zona di Carbonia, che è tutto il sulcis minerario, e ovviamente anche una, come posso dirvi, una impronta di una civiltà industriale molto particolare. A te, Maria Grazia, io intanto mi accendo anche le luci. Ah, ecco, allora, innanzitutto, ragazzi, visto il nuovo studio, zio, meno male che mi è arrivato azzurro e non verde, se no qua eravamo un problema. Poi, ben pensando che il gecchino è verde, magari sul pannello verde poco ci stava. Vabbè, come vado con le luci, la così tecnico, suono, luci, video? Ecco, vanno bene, allora, devi abbassare un pochino il microfono perché ce l'hai all'altezza del naso. Eccoci qua. Quello, brava, ok, ottimo. Perfetto. E come luci è abbastanza bene. Io continuo a dire che ti vedo leggermente spento. Non vorrei che hai il vetro della telecamera un po' offuscato. Prova quando sarà. Facciamo una cosa, vediamo. Meglio? Un pochino meglio. Un pochino meglio. Ci sono più contrasti, quindi ti vedo più nitida decisamente. Allora, c'è niente da fare. Allora ragazzi, seguite anche Enrico Muccitelli nel suo programma Viaggio e Scatto, se volete non litigare come facciamo noi con le luci, perché ovviamente va bene. Adesso tornando a noi, Carbonia diciamo latte mineraria, perché Carbonia in realtà davvero prende il nome da se stessa, quindi tutte miniere di carbone su un litorale della Sardegna che è davvero unico e che pochi conoscono. Effettivamente è un litorale decisamente poco frequentato turisticamente e offre invece delle superbe spiagge, anche di dune. Non ne parliamo, di spiagge proprio. Cosa,
cosa vi dico adesso? Ovviamente ho letto qualcosa mi ricordo, perché feci diciamo un buon 15 anni fa, un bel giro dove partì da Villa Simius, tutta la zona, tutta la costiera di Chia, Baia Chia, fino ad arrivare appunto a Carbonia, poi Sant'Antioco, e in quella che è l'isoletta delle isolette sarde, guarda caso genovese. Stranamente, perché Carloforte è proprio un piccolo anfratto di Genova. Già. Poi vi racconto perché, fondamentalmente, in realtà anzi ve lo racconto subito, poi parto al contrario, perché in realtà il tema è questo: da Genova partirono per andare in quel Vita Barca alla caccia di quello che era l'oro rosso dell'epoca, quindi il corallo. Dopo un po' si resero conto che effettivamente tutta questa cosa non andava e cercarono di tornare indietro. Tornando indietro, a un certo punto, chissà perché, una parte di questi personaggi si fermò a Carloforte. Quindi da lì Carloforte venne poi una colonia effettivamente genovese. Da lì è tutta una cucina anche che si è sviluppata, un po' tabarchina e un po' genovese, con qualche spruzzo di sardo, ma decisamente più una cucina e un modo di apprestarsi genovese che con influenze tabarchine che non sardo. Anche qua è una piccola isola, la si gira tranquillamente, non ci sono grandi spiagge, ma sicuramente un sacco di belle calette che potete tranquillamente visitare. Le famose piscine di Sant'Antioco pure, no? Dell'altra poi terra. Tornando indietro, torniamo indietro su Sant'Antioco. Lasciamo andare. Sant'Antioco è l'altra piccola isoletta che non si raggiunge col traghetto come Carloforte, ma è legata da un ponte direttamente alla terra ferma, che è poi la terra sarda. Da lì torniamo su quello che può essere appunto Sant'Antioco e tutte quelle che sono le sue peculiarità, quindi di piccola isola, ma in ogni caso decisamente un gran bel promontorio con delle belle spiagge anche qua, e torniamo sulla terraferma, dunque di Carbonia, siti archeologici ovviamente nuragici, perché sono diciamo che Carbonia fu colonia fenice, romana, bizantina. Tutta questa gente che furono i primi a scoprire e a sfruttare le miniere di carbone, perché tutta la zona di Carbonia è ricchissima di questo minerale, sì, fondamentalmente. Cosa di cui posso parlarvi ancora è una cosa davvero carina da visitare. Considerate che appunto all'epoca tutto ciò che era scavato nella roccia doveva essere poi trasportato in piccole imbarcazioni. Le isole appunto che facevano la tramite erano appunto Sant'Antioco e Carloforte. Fu creato così quello che è un porto, un vero e proprio porto, ma scavato nella roccia. Porto Playa non è una miniera, come invece viene sempre definita, ma è un vero e proprio porto scavato nella roccia. Quindi dopo tutto il minerale che veniva scavato, veniva poi posto direttamente su queste grandi navi per essere poi trasportato. Non solo, raccoglieva poi ovviamente il minerale anche delle altre miniere. Ovviamente oggi è un sito visitabile, forse si è un po' riorganizzato perché prima aveva delle difficoltà a tenere degli orari effettivi. Vi invitiamo sempre comunque nel momento in cui siete in zona a verificarne gli orari, ma è un sito sicuramente da non mancare di visitare, perché effettivamente offre lo squarcio di una storia davvero bella di questa parte di Sardegna, decisamente poco conosciuta dal turismo di massa. Intanto devo dire che ci continuano a seguire sempre di più in radio e meno in video. Ma che bellezza! Ma la radio ha il suo fascino, parliamoci chiaro, non dire che ne veniamo fuori. Invece voglio dire, Nicola, tu lo sapevi di questa storia di della città millenaria del Sulcis, di Porta Flavia, non la conoscevi quel territorio sardo, che è molto mistico anche? No, non conosco, conosco Sant'Antioco perché so che esiste, ma quella parte della Sardegna io non l'ho mai visitata, è stata soprattutto in Gallura e poi nella parte un pochino più est dell'isola. Questa è la Sardegna vera, non fatta per le famiglie, perché passeggini, cose, insomma, non è che sia al massimo. No, però vabbè, scopriremo poi che ci sono anche delle belle situazioni. Bersettino, no? Santa Margherita di Pula, queste cose così. Portobino, Portobineddu, però già stai di qua, quando tu cominci ad andare verso il Pan di Zucchero, ti si apre gli occhi proprio
cioè, vabbè, diciamo a me... io sono malato di Sardegna, che devi fare? Certo, ma poi a Portofino, vero, vero Gioacchino, a Portofino ci sono le spiagge dedicate anche ai loro, ai nostri amici a quattro zampe. Ne vale, ne vale veramente. È notevole dare questa notizia anche, perché la spiaggia è bellissima e perché no, anche loro non hanno difficoltà, vero Gioacchino bello. Ecco, l'unica cosa, bisogna essere appunto chiari che le infrastrutture sono quelle lì, appunto, sono, c'è un po' di peculiarità, ma... se uno vuole il mare vero, lì non trovate quante ne vuoi i grandi albergoni, ecco, no, lì dobbiamo andare su strutture tipicamente sarde, su strutture che possono essere anche dei B&B anche carini, degli agriturismi che vi consiglio, ma sicuramente dovete essere muniti di un'auto e andarvene un po' a cercare, come si suol dire, perché sono veramente delle chicche nascoste. E appresso anche l'ombrellone, perché cioè, spesso e volentieri non trovate nulla, non ci sono spiagge attrezzate, dunque con un po' di fantasia, no? Vabbè, ve lo dico poi, io che poi io da Olbia per andare in spiaggia ho preso il treno, non lo sapevi? Pensa che eravamo. Poi mi ricollego, Nicola, in effetti c'è un discorso di proprio in questi territori c'è un discorso proprio di magia, fondamentalmente magia, leggende, perché fondamentalmente dal, diciamo, da Villa Peruzio, la località Montessu, situata proprio in proprio da necropoli del Domus de Janas, è la cosiddetta casa delle fate o delle streghe. Nella Sardegna meridionale si tratta di, una, di antiche tombe scavate nella roccia che risalgono 5.000 anni fa. Vero, questo è quello che ti dicevo prima, che sono cose particolari che non si trovano. Hai presente tipo Salem, quelle cose così, Nicola? Quelle realtà di questo tipo. Ora magari Salem è un pochino più recente, perché questo è... Beh, no, questo è proprio... Sì, sì, sì. Però no, intendo dire che ci sono e non sono neanche sfruttate, perché spesso e volentieri queste realtà i sardi se le tengono per loro, non sono molto, no? Non trovi il negozio. Sarei curioso di capire una cosa, perché tu mi dici la grotta delle fate o la grotta delle streghe, e già l'accostamento fate-streghe è già una peculiarità diversa. Ma si sta parlando di persone, di corpi vecchi di 5.000 anni. Sì. Ora sarebbe... No, di tombe in realtà, proprio corpi non tombe. Tecnicamente qualche corpo l'avrebbero dovuto tenere. Diciamo che queste tombe per loro sono definite case delle streghe o case delle fate. Sì, ma la cosa che mi interessava era sapere, se lo sai, grazie, se... quando hanno cominciato a chiamarle fate o streghe, perché sicuramente 5.000 anni fa non l'avrebbero chiamate né nell'uno né nell'altro modo. In realtà forse le avrebbero messe a rogo, punto, festa finita, sì, perché per l'epoca fate o streghe erano abbastanza simili. A chiamarle in questa maniera? Io penso fino ai primi del 600, 700, una cosa del genere. Sì, perché direi di prima sì. No. Diciamo che sono proprio siti archeologici, soprattutto ad esempio c'è a Serucci, c'è proprio un'antichissima reggia nuragica, addirittura, quindi non più un sito, ma proprio una reggia. Sono tutti, oggi ovviamente, non immaginatevi una cosa tipo scavi di Pompei, no, ma sono cose decisamente belle. Se vai a leggerti la storia sicuramente è interessante, poi per chi come noi è più affezionato alle leggende paesane fondamentalmente che non magari a quella che viene effettivamente la storia, che va benissimo, ma quando ti trovi di fronte a quello che è un campo con alcune pietre che fanno risalire a questa storia, forse ti appoggi più alla leggenda perché è più folcloristica. Ah, sicuramente, sicuramente, però ci sono anche dei guaritori, però quelli sono a nord, che con l'aloe praticamente curavano le bruciature, che è una tradizione, e non vogliono soldi, non vuole niente, è una tradizione di famiglia, perciò cose sarde proprio, in queste realtà certo. I sardi sono eccezionali. Senti, abbiamo fatto questo giro, abbiamo parlato della pesca del corallo, beh, allora facciamo la nostra prima pausa e credo che il nostro Enrico, da buon musicista, Pierangelo Bertoli, pescatore, ti piace l'idea, Enrico? Eccolo là. Wow, allora, dallo specchio c'è invece una canzone che ha scritto De André, Fabrizio De André, che si chiama, è proprio in dialetto sardo, si chiama Zirigeltacchia. Ah, che significa, è una ballata bellissima, e tocca trovarla. Zirigeltacchia in
sardo significa lucertolaio. Ah, ecco. Praticamente è un litigio fra due pastori, è una storia, ma è lucertolaio, cioè, si capisce, è una lingua a parte. Il sardo è una lingua. Geco. Siamo lì, allora, esatto. Parliamo. Allora, per tutti, però dimmi. Pescatore. Allora, per tutti Pierangelo quanti Roberto noi, Pierangelo Roberto, il pescatore qui a Vacanze alla radio. State con noi che continueremo a chiacchierare. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, e burrasca.